compagnia del presidente della Federazione Italiana di Pallavolo, Massimo Pessolano. Allora, presidente, un momento importante oggi con il CUS Salerno, un accordo che prevede soprattutto diverse sottoscrizioni, ce le vuole indicare? Sì, è un accordo che stiamo concludendo nei prossimi giorni qui con l'avvocato Lentini. Come sempre, il CUS è sempre vicino alle manifestazioni che mette in campo la Federazione Italiana Pallavolo. Non da meno 10 giorni fa è stato qui presente ospite del CUS l'allenatore della nazionale femminile. Oggi stiamo vivendo una giornata con questi piccoli futuri atleti e sicuramente futuri universitari, quindi speriamo che questo giorno per loro sia un giorno importante che ricorderanno sempre, come è lo sport, vita e famiglia anche. Avvocato, parecchi ragazzi oggi qui al palazzetto, qual è il futuro che si vuole dare al CUS Salerno? La nostra azione da tempo è mirata a svolgere una funzione di sostegno all'intero movimento sportivo della provincia di Salerno, oltre ovviamente a essere diretto alle nostre attività istituzionali in favore degli appartenenti della comunità universitaria. In sintonia con le linee generali che il CUSI a livello nazionale sta perseguendo, abbiamo sottoscritto un accordo con la federazione per dare un'opportunità agli studenti universitari sia di partecipare ad un corso di formazione per conseguire all'esito di questo corso il brevetto per allenatore per i centri di avviamento allo sport nella disciplina della pallavolo, e sia, e questo è in cantiere e ci riserviamo di sottoscriverlo nei prossimi giorni, un corso sempre diretto agli studenti universitari per conseguire il brevetto di arbitro delle manifestazioni agonistiche organizzate dalla pallavolo. Un poco come la sezione AIA di Perugia, che nel settore del calcio e calcio a 5 registra il 60% dei propri arbitri fra la comunità degli studenti universitari in sede e fuori sede. In compagnia del rettore Aurelio Tommasetti qui al palazzetto dello sport del CUS di Baronissi, Polo di Baronissi. Allora, l'Università di Salerno non è solo formazione didattica ma anche sport. Oggi c'è un accordo di sottoscrizione anche con la Federazione Italiana Pallavolo. Lo sport per noi è fondamentale come momento di aggregazione per la nostra comunità e come disciplina scientifica e didattica. Il CUS è il nostro braccio operativo e oggi al Palacus di Baronissi abbiamo il piacere di ospitare i più giovani, facendo questa festa, ospitando questa festa provinciale della pallavolo, gli under 13. Noi guardiamo lontano e nel guardare lontano dobbiamo coltivarci i più giovani. Coltivare avere un'attenzione al territorio significa oggi ospitare 23 società, 72 squadre, circa 500 atleti. È un messaggio molto chiaro di apertura e di attenzione al territorio, partendo dallo sport e dai valori che la pallavolo incarna.